Ciao a tutti e benvenuti alla nostra ennesima puntata di Quelli che Roi. Anche stasera abbiamo ospiti straordinari che fra un po' vi presenterò, siamo stati coinvolti come trasmissione in un progetto molto importante che ne parleremo perché siamo soggetti di questa iniziativa e come tali saremo presenti. Quindi mi fa piacere annunciare. E per chi era preoccupato per la mia salute, come vedete porto una nuova protesi, questi occhiali mi danno la possibilità di vedere finalmente il mondo com'era. Bene, voglio solo scherzare per sdrammatizzare, era semplicemente un intervento di routine. Ma bando a tutto, mi piacerebbe oggi dare un annuncio importante da parte mia, un augurio con tutto il cuore di un augurio di buon compleanno al nostro regista Luco Valerio, un giovane che sta iniziando ad aprirsi alla vita, che compie pochissimi anni, ha davanti ancora una vita per rifarsi, e quindi grandi auguri con tutto il cuore a Luca Valerio. Tra l'altro ricordiamo che oggi ricorre anche il compleanno di Karl Marx, e non è una casualità, forse, chi lo sa. Bene, bando alle ciance, abbiamo fatto il nostro dovere nei confronti del nostro caro regista e vorrei che parlassimo allora di questa manifestazione di sabato che inizia alle 16 e terminerà alle 23. I mitici anni 60 in un happening musicale organizzato da dei ragazzacci. Sì, e Napoleone dove le metti, scusa? Non parliamo della morte, stavamo parlando di nascite, quindi... ma è Napoleone è importante. Io ho capito. Garibaldi? Va bene, ok ragazzi, andiamo a vedere l'almanacco del giorno dopo per vedere le date. Io con questi registi devo stare attento, devo stare attento a quello che dico. Bene, mi date per cortesia foglino così ci riprendiamo un attimo la situazione. Ecco con me questa sera a presentare questa iniziativa c'è il carissimo Ivano Foglino. Grazie Ivano e benvenuto, come stai? Bene, ma soprattutto grazie a te e anche a voi, grazie anche a Carlo Marx. Ah no, Valerio, scusa. Bene, abbiamo cominciato già scherzando ed è giusto che sia così. Noi facciamo intrattenimento, quindi anche questo fa parte del gioco. Ivano, senza ammantarsi di serietà né tanto meno di rimpianti o di altre cose, sabato è nata un'iniziativa stupenda, partecipatissima, io vedo un sacco di gente che chiede e vuole sapere eccetera, lunghissima. Perché? Perché era necessario dare lo spazio a tutti. Come nasce questa cosa? Vogliamo un po' parlarne? Nasce nel 68-69 in realtà nasce sì nel 68, neanche nel 69, con l'unione di che si vedano sui prati di Belvedere in giro per il quartiere di Campasso, di San Pier d'Arena, di una manica di leggere che vogliono cambiare il mondo, e da lì cominciano a cercare di costruire qualcosa.
questi ragazzacci dei mitici anni 70 che prendevano in giro i vecchietti di Piazza Settembrini, chiamandola Piazza dei Bellini Molli, un giorno si ritrovano casualmente lì, perché uno perché è stanco, l'altro perché passa di lì, e l'altro perché cominciano a non sapere dove cosa fare la mattina e va lì a bersi un bianchetto. Ci siamo ritrovati 8-9 Bellini Molli lì seduti tutti lì a rimembrare quegli anni, e allora abbiamo deciso di fare un evento. Abbiamo deciso di fare un evento, e siccome Iosi ha scritto un libro sul ponte, perché la nostra infanzia... Iosi è Giuseppe Varlese, diciamolo, insomma. Il libro si chiama Iosi Giuseppe Varlese, autore del libro Un ponte per Cappello. Diciamolo, un ponte per... è importante questo libro per questa manifestazione. È certo che è importante. È importante perché alla fine il nome della manifestazione l'abbiamo preso da questa cosa che ha scritto Iosi, che in realtà è un po' il racconto di questi ragazzacci che crescono mentre stanno costruendo questo ponte, e su questo ponte, nella galleria di congiunzione del ponte, vanno a giocare, e nasce da lì, hai capito? Di conseguenza il nome della manifestazione si chiama Un Ponte per Cappello. Ti fermo un attimo, perché per chiarimento, dato che non tutti qui ci ascoltano dal Brasile alla Thailandia, fortunatamente abbiamo questi agganci. Stiamo parlando del Ponte Morandi di Genova, tutto quello che ha significato per la cronaca degli ultimi anni il Ponte Morandi, credo che sia una notizia conosciuta in tutto il mondo. Sotto questo ponte allora c'erano questi ragazzi che nei prati, come succedeva in quegli anni in tutto il mondo, è stato un momento particolare, era facile trovarsi con una chitarra, qualche sigaretta, e si passava sui prati a sognare un mondo migliore. Ecco, questi ragazzi, descritti molto bene in questo libro, si ritrovano e decidono di rincontrarsi di nuovo sotto il nuovo ponte, perché purtroppo quell'altro è caduto drammaticamente, e organizzano che cosa? La cosa che più li rappresenta. La musica, che molti di loro l'hanno vissuta anche come professione, e ricordare quei tempi cosa ha significato, cosa ancora, come fa a battere ancora loro il cuore. Ivano, scusa se ho fatto questo chiarimento, ma è necessario per chi ci ascolta capire di cosa stiamo parlando. Certo, certo. Io voglio allacciarmi a quello che stavi dicendo, e proprio sotto il ponte noi avevamo intenzione di farla questa manifestazione, volevamo farla lì. Non c'è stato possibile per vari motivi, e allora fortunatamente l'Associazione degli Amici della Musica, della quale io faccio parte, ci ha ospitato nei suoi spazi e ci hanno dato tutta la collaborazione del mondo, ci hanno aiutato tantissimo e noi li ringraziamo tantissimo, e lì faremo questo evento. Bene, la regia, se ci fa vedere la locandina un attimo, così intanto eccola qui, i happening musicale i mitici anni 70, Genova Campi, Aria Verde Blu, si chiama così, via Renata Bianchi, il 7 maggio, cioè sabato prossimo, dalle 16 alle 23. E Un Ponte per Cappello, appunto, che è il nome della manifestazione, ma anche il titolo del libro di José Giuseppe Varlese. Bene, così, e adesso magari passiamo a parlare di chi verrà, degli interventi, saranno interventi musicali. Come si faceva allora? Senza basi, senza tracce che partono, si suona. Senza rete. Ecco, senza rete, ecco così, senza rete. Noi, io mi ricordo, suonavamo anche senza spie. Oggi sarebbe impensabile andare su un palco e non avere una spia per ascoltarsi. Noi suonavamo anche senza spie. Vero? Dai, ai tempi di Facebook non è possibile vivere senza spia. Sul palco non tutti avevano le spie per riascoltarsi. C'era un tecnico del suono che doveva lavorare più,
con molta attenzione per fare in modo che tutto fosse ben equilibrato, giusto? Ivano, non mi senti? Perché ti a volte non ti sento, a tratti non ti sento, ma va bene lo stesso, vai avanti. Beh, no, dicevo che si suonerà, ci saranno delle jam session sul palco, dico bene? Sì, allora l'idea era quella di fare una grandissima jam session, partire alle 4 del pomeriggio, lasciare gli strumenti, chi vuole sale fa casino. Poi l'evento si è evoluto in tale maniera che abbiamo dovuto fare una scelta anche, diciamo così, tra virgolette, artistica. E quindi lasciando un po' di spazio ai musicisti che sono dell'associazione, un po' di spazio ai ragazzacci che sotto quel ponte sono cresciuti e che poi in realtà molti sono diventati musicisti, dare la sua giusta dimensione all'evento del ponte, e di conseguenza abbiamo deciso che dalle 4 alle 6 il palco è libero per tutti, tutti possono fare session. Dalle 6 inizieranno prima gli Acoustic Freedom, poi questo gruppo che ricorda Jimi Hendrix, che rifà le cover di Jimi Hendrix, e per noi è una manna, perché quella era la nostra musica, che si chiamano Indian Mercy. Poi dopo ci sarà un cantautore della zona di Cornigliano, della zona che ci ospita, che è Andreotti, che è abbastanza conosciuto. Fatto questo, ci sono i Lambs, che sono dei ragazzacci di Pegli, che erano in combutta con i ragazzacci di Campasso del tempo. Poi ci sarà un po' di jazzisti che faranno delle cose, e a quel punto lì ci sarà Roberto Vallerini, che ha scritto le musiche anche per il libro, perché all'interno del libro c'è la possibilità, cliccando col telefonino, di ascoltare alcune musiche. Roberto Vallerini ha scritto della roba in quel periodo sotto a quel ponte, e queste canzoni che hanno 50 anni verranno riproposte, almeno 3 o 4 canzoni riproposte. Finirà tutta quanta la questione il mito che noi avevamo a quel tempo, che erano i Rolling Stone, con un gruppo di settantenni che fanno delle cose straordinarie rifacendo i Rolling Stone, e questo sarà bellissimo. In mezzo a questa cosa qua vediamo dove si collocherà Roy, che ci farà lui la sorpresa a noi, e vediamo come si giocherà la sua esibizione. Ci sarò senz'altro, perché mi sento coinvolto in questo progetto, e per quel poco che ho fatto ho partecipato, e sarò felice di essere lì, quantomeno a salutare gli amici e magari intervistare qualcuno di voi, fare qualche piccolo video che poi lo manderemo in onda in trasmissione. Bene, direi Ivano, se vogliamo aggiungere qualcosa, credo che abbiamo... una cosa sola perché è doverosa. Noi abbiamo invitato anche il comitato delle vittime, perché ci sembrava giusto e doveroso riconoscere la nostra partecipazione insieme a loro, perché loro sono la parte, diciamo così, toccata veramente dal crollo del ponte, ma in qualche maniera anche noi siamo toccati dal crollo di quel ponte, perché lì sotto ci siamo cresciuti e ci sentiamo uniti in qualche maniera anche con l'associazione delle vittime. Ci dispiace che non possano venire, ci hanno scritto che non possono venire, però noi vogliamo fargli sapere che questo evento qua lo vogliamo ripetere, lo ripeteremo tutti gli anni finché resteremo in vita, e per tutti gli anni loro sono i benvenuti, chiaramente. Noi vorremmo che il messaggio fosse un messaggio comune insieme a loro. Troviamo una maniera di comunicare di più, di stare insieme, ma noi vogliamo avere un contatto con l'associazione delle vittime. Bene. Okay. Bene, è stato un messaggio bellissimo questo, quindi diamo un appuntamento a tutti gli amici di venire sabato, di trovare un momento dalle 16 alle 23, sicuramente godrete di una manifestazione, la prima di una lunga serie, questo ci si augura, molto importante e significativa soprattutto.
Quindi grazie ancora Ivano. Ciao Ivano, mi sei scappato veloce. Eccoti. Ciao, ci vediamo allora a sabato, ok? Ok, grazie Roy, vi ringrazio tutti e alla prossima. Ciao, grazie. Bene, abbiamo ringraziato, era importante questa iniziativa, come avete capito, anche alcuni aspetti importanti della nostra storia cittadina. La caduta del ponte Morandi, non sono io certo ad aggiungere delle cose, ma è la cronaca mondiale che ne parla, ed è una storia molto toccante soprattutto per le vittime, ma anche per tutta la città. C'è delle frustrazioni, vediamo che questa manifestazione appunto sia un ricordo di quell'evento, dando un aspetto, quello che può dare l'arte, cioè l'aspetto più spirituale, più empatico, più sentirsi insieme ad affrontare i problemi che la vita ci porta avanti. Ma non voglio dilungarmi, vorrei immediatamente, perché non vedo l'ora di avere davanti a me l'ospite di questa sera, Vince De Muru. Eccolo, dai, per favore, eccolo lì, ciao. Scusa Vince. Buonasera a tutti, allora, ciao Roy. Ben arrivato, grazie di essere con noi questa sera. Vince, io come ti avevo già accennato, ti ho presentato più volte in vari concerti di beneficenza, ci siamo scambiati pacche sulle spalle, un arrivederci come si fa sempre, poi la vita abbiamo ci prende. Abbiamo fatto anche i matti sul palco, eh? Eh? Abbiamo fatto anche i matti sul palco, io e te. Sì, abbiamo fatto i matti sul palco, bravo. Questa è la cosa che più ci viene meglio. Va bene. Allora, Vince, io come trasmissione, noi a tutti i nostri ospiti regaliamo un video fatto col cuore, e abbiamo il nostro bravissimo capo della redazione di Quelli che Roy, il nostro Angelo Marengo, che monta dei video straordinari in cui cerca di racchiudere in quei pochi minuti la carriera di un artista. Non è facile, lui ci riesce sempre, ma soprattutto ci prenderà il cuore. Quindi adesso ci ascoltiamo questo video e poi cominciamo con l'intervista. Grazie regia, col video di live music di Angelo Marengo. L'ospite di questa puntata è un chitarrista genovese, Vincenzo De Muru. Oltre ad essere un bravo chitarrista e compositore di canzoni, e scrive poesie, e da 20 anni porta avanti un progetto con gli amici di sempre, gli amici di una vita, con cui suona ancora oggi, e loro sono in zona sosta limitata. Con loro ha iniziato a suonare da ragazzo con una band dal nome rigorosamente anonimi, dove, parole sue, erano tutti principianti e con ancora scarse conoscenze degli strumenti. Racconta che nelle sale prove passavano le prime 2 ore a accordare gli strumenti e 1 ora a suonare, provare, ovviamente con gli strumenti ancora scordati. E poi si cresce, si impara, si studia, si diventa bravi, e loro lo sono diventati davvero, tanto da vantare un 3° posto a Sanremo Rock. E poi vantano partecipazioni e collaborazioni con moltissimi artisti affermati nel panorama ligure. Il gruppo è omogeneo e non c'è leader. Un gruppo che è una sorta di piccola azienda. Lui si occupa, Vincenzo, della parte commerciale e promozionale, altri si occupano della musica. Tutti hanno i loro ruoli, che portano avanti le loro idee da tanti anni, dal lontano ottobre 2004. Vince De Muru, vocals and guitar. Fabio Canepa, vocals and guitar. Franco Costantina alle tastiere, Massi Giuffrida al basso, Mirko Lex Airaldo alla batteria. Quello che ascoltiamo è un loro pezzo, Re Lucertola, Sognando i Doors, una ballad tutta dedicata a Jim Morrison, un pezzo molto bello. Centinaia di ragazzi erano lì per te, perché nel 60.
l'ex deve abbandonare la band a causa di un trasferimento di lavoro e viene momentaneamente sostituito da Alessandro Marrone, e con lui partecipano al primo Sanremo Rock, dove passano le selezioni regionali e con una cover del Liga, Bar Mario, arrivano terzi a Ravenna. Intanto il nome Zona Sosta Limitata comincia a farsi sentire e pensano di trovare un cantante di ruolo, e loro trovano in Lex, tornato come frontman. Nel 2010 arriva il nuovo debutto degli ZSL al Sound Village di Via 20 Settembre con la nuova formazione. Lex Harley, Vince De Muro, David Isola, Roberto Agostino, Dennis Madden, Max Costantini e un nuovo entrato alla batteria che fa fare un notevole salto di qualità. In quel periodo vennero a contatto con gruppi di bikers, diventano harleyisti, e quindi gli eventi che susseguono con raduni di bikers tra un evento al Biker Blues, condividendo il palco con gli Acton Baby, tributo U2 di elevatissima qualità, e anche con Max Pezzali, anche lui harleyista scatenato. Nel 2022 si riparte, nuovi progetti, nuove collaborazioni, e si viene a creare un rapporto di condivisione degli sforzi tra cool band genovesi e singoli al fine di condividere più locali ed eventi. Ad oggi si sono uniti alla band Simone Pisseri al tastiere, Francesca Bumbara ai cori e voce. Un evento dove abbiamo incontrato Vincenzo al Crazy Bull con gli artisti genovesi a favore del Canile di Genova. Vince è anche un poeta, di da sempre scrive, oltre a delle bellissime canzoni, anche poesie. E così, grazie alla pressione di amici e familiari, sulla soglia dei 50 anni decide di raccoglierle in un libro che viene pubblicato. Un libro di aforismi, poesie e canzoni costruito in maniera un po' astratta, perché parla di emozioni, senza seguire nessun criterio. Come dice Vince, le emozioni non hanno regole. Con questo vi do appuntamento alla prossima settimana da quelli che eroi Music Live. Un saluto a tutti. Bene Vince, spero tu abbia gradito questo video. Questa è stata una bella sorpresa, non me l'aspettavo. Bene. Perché prende il croppo quasi alla gola, no? Perché... è una bella cosa anche per noi, anzi poi mi farà piacere presentarti i ragazzi qui con me. E sì, direi di presentarli subito, i Zona Sosta Limitata, certo, almeno parte. Eccoli qua, qui abbiamo uno storico, perché è dal 2004, che da quando siamo partiti ha avuto occasione di entrare, è uscito, poi è rientrato, Giovanni Onetto alla batteria. E buonasera. Il ventennale Paolo Vallebona, il bassista, che loro sono quelli che quando ci dividiamo i ruoli sono per uno del tempo e l'altro della musica. Fondamentali. Certo, sono quelli che ti danno il ritmo della vita. Ci sei portato. Sono quelli che mi sgridano anche, perché mi bacchettano pure. Ah, bene, perché ma ci voglio. Bertino, hai capito? Bene, Vince. Ovviamente siete ospiti tutti e tre. Mi perdonino i tuoi compagni di viaggio se magari mi riferirò più a Vince, perché comunque abbiamo puntato, non sapevamo che sareste venuti, non era certa sta cosa, e siamo felici invece di avervi. Vince, io volevo un attimo che tu ci raccontassi, magari usando il noi, quindi a plurale, e coinvolgendo anche i tuoi compagni di viaggio, il tuo approccio alla musica, da quanto ho capito, salette, provare un po' la cosa che tutti noi più o meno abbiamo fatto, ma l'amore verso questa passione nasce da casa, nasce perché per i dischi che ascoltavi, per la voglia di esibirti, per andare con le ragazze, farsi notare che suoni la chitarra e magari fare conquiste. Cos'è che ti spinge a fare questa cosa? Beh, diciamo che in spiaggia la chitarra funziona sempre. Però... non c'è ancora. Detto questo, diciamoci che io, noi, la maggior parte di noi, come giustamente è stato raccontato nel video, siamo amici praticamente veramente da tanti anni, tanti anni.
E all'inizio, come esattamente ha raccontato, noi facevamo parte del gruppo che ci chiamavamo rigorosamente anonimi, volutamente chiamato così perché avevamo un po' vergogna quasi quasi di presentarci, perché io sono mamma veramente male, ma eravamo anche ragazzini, si parla di 16-17 anni. Questa cosa poi è cresciuta negli anni, quando siamo passati da simpatici a bravini, abbiamo cominciato a crederci un pochettino di più, finché io e l'ex che l'hai presentato la settimana scorsa degli Skinwalker, e anche siamo amici da ragazzini, da bambini, ci era venuta questa cosa qua di creare una band un po' più, diciamoci, un po' più seria, meno più competitiva, esatto. E da lì è nato il progetto Zona Sosta Limitata. Si è evoluto negli anni, come tutte le cose che poi durano tanto tempo, soprattutto perché poi si cresce, ci si sposa, ci si divide, si fanno figli, il lavoro, tante cose. Poi negli anni si è, per forza di cose, spesso ci si deve fermare, riprendere, lasciarsi, eccetera, eccetera. Fino ad arrivare poi appunto ad oggi, con in Zona Sosta Limitata, quei famosi rigorosamente anonimi, quando hanno cambiato versione, essendo che tanti di noi erano anche motociclisti, hanno preso una strada che pensavamo che in effetti era così. All'epoca non ce n'erano tante band che andavano ai raduni di moto, che facevano solo raduni di moto. Abbiamo preso quella linea lì. Da lì abbiamo cominciato sempre di più a crederci. Uno dei primi di questi che si era unito a me e a Mirko era Giovanni, che lui è venuto nel 2004. Anzi, mi farebbe piacere raccontarsi lui, no? Ma io praticamente, sì, nel 2004 fui coinvolto in questa band che erano alla disperata ricerca di un batterista. Molto acerba, via. Sì, era una band discretamente acerba, ebbi il piacere di fare un live soltanto, e poi andarmene. E per poi però tornare, quando so, 5 anni fa. 5 anni, quasi 6 direi. E non fermarmi più, nel senso che poi c'erano state vicende di vita, come stava raccontando Vincenzo adesso, che mi avevano allontanato anche da altre band, quindi dalla musica in generale. Poi è stato un grande piacere tornare in pista con questi ragazzi, con i quali siamo decollati, nel senso che comunque siamo partiti, c'era un livello, siamo arrivati oggi molto immodestamente, posso dire che ce ne sia un altro. Ecco. Quindi oggi i nostri live sono molto più divertenti, sono molto seguiti, lo sono sempre stati. Abbiamo dei fedelissimi che ci seguono abitualmente, coi quali condividiamo, è come se facessero parte. E salutiamo anche stasera, salutiamo, perché noi lo sappiamo che sono lì. Bene, vi salutiamo anche noi, perché è sempre un piacere, perché loro sono proprio la forza del nostro live, ci seguono ovunque, e senza il nostro pubblico non è la stessa cosa, ma questo lo dico non per dubbiare mia, ma proprio per una sensazione che si crea durante il live, uno scambio energetico tra noi e loro che è difficile descrivere a parole, bisogna vivere. È la magia, non si può spiegare, è una magia, non si può spegare. E poi Paolo, c'è Paolo Vallebona. E qui a Paolo, allora, visto che prima tu hai detto che Paolo si occupa della musica, sì. Paolo, il salto di qualità, quando è avvenuto? Sei stato tu, hai fatto una scelta particolare, hai voluto quante un certo... Quante a volte Vincenzo lo dice, ma per me Zona Sosta Limitata sono soprattutto una storia di amicizia. Al di là del fatto che suoniamo, è stata l'amicizia con Vincenzo che mi ha coinvolto in tutto questo. È vero che io e Francesco siamo quelli che... Francesco è il chitarrista, è Peter. Che curano un po' di più gli aspetti strettamente musicali, degli arrangiamenti, di queste cose qui. Però anche per gli altri credo che Zona Sosta Limitata sia principalmente una storia di amici, di gente che si diverte, poi ci divertiamo facendo della musica, non certo i muratori, ma niente. Comunque nessuno condiziona l'altro sulla scelta del genere o del pezzo. Oh, da sì, sicuramente tutti ci condizioniamo. Ah, ecco, ecco. Siamo umani. Ecco. Quindi c'è proprio un grande scambio. Dice, prego. Dicevo, visto che gli altri mancano, sarebbe il caso di salutarli e magari dire ruoli e nome. Parlavate del chitarrista, sì. Francesco, no? Dico bene. Allora, Francesco Pintari è sicuramente insieme a Paolo, la punta di diamante di questa band. Sono quelli che tengono un po' loro due, e ci metterei anche Giovanni dietro, che sembra che lavora dietro, ma anche senza di lui è un casino.
sono i tre personaggi che muovono poi tutti i fili per far uscire un prodotto musicale all'altezza e come si deve. E certo, questo ci ha permesso negli anni di effettivamente di prendere una qualità decisamente più elevata. E poi? Poi c'è Pisseri e la Francesca, Bambara. Simone Pisseri e la Francesca Bambara, che so che avevi intervistato anche loro di qualche settimana fa, e che ci danno una grossa mano, perché noi strada facendo abbiamo perso un rene con quello che era il nostro capitano, e mi riferisco al nostro capitano Roberto Agostino, perché per noi era parte fondamentale di queste di questa band, perché è proprio cresciuto insieme a noi, e l'età, gli anni, non so, e anche la stanchezza, diciamoci tutto l'insieme, l'ha portato a dover fermarsi prima del tempo. E non tanto a livello musicale, ma come diceva bene Paolo, è proprio una questione di amicizia, no? Perché poi la musica è importante, ma deve essere a volte in certe situazioni quasi quel qualche cosa in più, che poi grazie al gruppo la fa diventare una cosa importante, no? E questo secondo me è fondamentale, perché una band alla fine riesca, perché noi ci divertiamo, ma divertendoci noi si diverte chi viene a sentirci suonare. Infatti mi rendo anche conto che pur spesso quando comincia la stagione delle serate, poi sì, cambi qualche pezzo, ma non è che fai la scaletta sempre diversa ogni volta, e sono sempre lì, da Voltri a Recco, da Sanremo alla Spezia, te li trovi sempre per un motivo o per altro, ed è bello, fa piacere, bello. Vuol dire che quello che fai lo fai bene, no? Bene. Allora, come ti dicevo, noi facciamo dell'omaggio agli ospiti in questo caso, con le nostre rubriche. Adesso è il momento di mandare la rubrica Il Pop secondo Roberto Muzioli, e ascoltiamo cosa c'è da raccontarci. Vai regia, grazie. Eccoci qua, buonasera a tutti, e inizio con ringraziare tutti i nuovi iscritti della nostra pagina. Ringrazio il nostro ospite, Vince De Muru, molto molto bravo, e so persona molto molto umile, quindi è veramente un attributo che in pochi abbiamo, e mi ci metto anch'io. Lo ringrazio per la sua partecipazione alla nostra trasmissione, e come sempre ripeto, Roy riesce a trovare delle chicche non da poco. Le farfalle impazzite la settimana scorsa mi hanno fatto venire in mente un artista che a me piace molto, che inizia la sua carriera come VJ alle spalle, a fianco a Red Ronnie, che insomma tanta roba, che risponde al nome di Maria Chiara Fraschetta, alias Nina Zilli, 42 anni. Lei va anche per alcuni anni a vivere negli Stati Uniti, dove quindi si avvicina alla musica soul, e poi diventa una cantante che poi vedremo anche molto brava nel trasformarsi in showgirl, presentatrice ed altro. Partecipa a 4 Sanremo, tra l'altro il suo L'uomo che amava le donne riceve il premio Mia Martini. Nel 2012 partecipa all'Eurovision Song Contest, che finalmente quest'anno è in Italia, visto la vittoria dei Maneskin, e quindi avremo poi invece Mahmood e Blanco come nostri sostenitori. Partecipa con L'amore femmina, e poi qualche anno dopo affianca nel 2015 Panariello su Rai 1 con Panariello non esiste. Proprio questo dicevo, perché è una ragazza che è anche molto brava come showgirl, come presentatrice, come intrattenitrice, e non solo, molto molto brava come cantante, una bellissima voce, però ripeto, una musica solo, una musica particolare, dove non ha una nicchia di pubblico sua, di musica di spessore. Credo anche molto colta per quanto riguarda la musica in generale. Lei nel 2015 è stata giudice di Italia's Got Talent, e a me aveva colpito, perché con Nazione avevo visto in diretta quella trasmissione, quando una ragazzina si presentò sul palco suonando una canzone di Bob Marley. Le chiese come mai, Nina Zilli le chiese come mai, finita l'esibizione, tra l'altro un'esibizione strepitosa, avesse deciso di andare di partecipare con questa canzone. Lei disse perché le piaceva molto, e Nina Zilli
tirò fuori l'asso nella manica, raccontò che Bob Marley si presentò al suo produttore Chris Blackwell con questo lavoro, questo disco, nel quale mancava qualcosa. E il suo produttore disse: guarda, vai a casa, finisci perché manca qualcosa e torna domani. Il giorno dopo tornò col lavoro finito, inserendo in questo bellissimo album The Redemption Song, una delle canzoni credo più belle che siano state mai scritte in assoluto. Come tutti ha partecipato ad Amiche per l'Abruzzo, ha partecipato sempre a un sacco di manifestazioni, Primo Maggio, dove c'è da cantare comunque anche lei c'è e fa sempre la sua bellissima figura. Quindi nulla di trascendentale, però ripeto, le farfalle impazzite mi avevano ricordato Nina Zilli e quindi ne ho voluto parlare. Ci risentiamo la prossima settimana, ho in serbo di parlarvi di una cantante che non è italiana, non, oddio, è anche italiana, è un po' una cantante del mondo. Credo che ormai si sia conquistata il posto nell'Olimpo delle cantanti mondiali, come possono essere Mina, Aretha Franklin, Etta James, Amy Winehouse e quant'altro, perché soprattutto in questi giorni mi è capitato di vedere dei suoi video e niente, non vedo l'ora, dopo Nina Zilli, che ne volevo già parlare la settimana scorsa, di parlarvi di questa cantante la prossima settimana. Un abbraccio a tutti, grazie ancora per tutte le persone che ci seguono, per tutte le persone che si sono iscritte a questa pagina e arrivederci alla prossima settimana. Grazie a te Roberto per queste piccole chicche che insomma arricchiscono le nostre conoscenze, quantomeno nel panorama del pop italiano. Ma noi questa sera parliamo di Vince De Muro è i zona sosta limitati. Per cortesia, l'articolo che sia quello giusto perché è importante. Vince, io volevo porti una domanda. La Francesca Bombara, che ha una voce splendida, tra l'altro, è la vostra cantante. Cantate, canti te, canta lei. E la Francesca è una scelta voluta o una scelta invece perché fa parte del giro delle vostre amicizie? Come nasce la Francesca dentro il vostro gruppo? Beh, diciamo che Francesca, la band nostra da diversi anni ha cominciato a seguire una linea di collaborazione. Come è capitato più volte di parlare con te, io ritengo che in generale, non me ne voglia male nessuno, c'è molta chiusura. Io credo che per crescere, per uscire un po' da quello che è il nostro guscio, e mi riferisco ai genovesi, secondo me, che hanno in passato avuto la presunzione di avere una grande scuola, proprio questo è stato un po' il nostro male. Ci siamo chiusi. Secondo me, credo che le collaborazioni, il fatto di dividere il palco con altri, porti un po' tutti a crescere, no? Detto questo, in questi ultimi anni, in modo più evidente, abbiamo cominciato a collaborare con band e con singoli, dove tra cui in diverse occasioni abbiamo assistito alla Francesca e al suo compagno Simone, che devo dire hanno fatto delle cose egregie. L'amicizia, che ovviamente è palese, ci ha reso tutto molto più facile, al punto che quando abbiamo avuto l'occasione di inserirla con noi, lei si è dimostrata subito molto, come dire, ci ha secondato molto l'idea che lei potesse venire a fare dei cori dove a noi mancavano, e poi a noi fa piacere ogni tanto avere uno special guest, in questo caso fisso, donna, anche per dare un po' di movimento sul palco. Secondo me è molto bello all'interno di, soprattutto di una cover band, vedere che ci sia anche un po' di movimento, no? Poi oltretutto certo, lei è anche molto brava, quindi insomma è stato vi chiedevo questo perché conosco la bravura della Francesca e sicuramente è un valore aggiunto, e così come anche Pisseri. Sì, Simone, non l'ho nominato perché lo ritengo ormai parte integrante della band, quindi sì, dire bravo a lui, devo dire bravi altri quanti, perché se no... ma loro si vede, hanno già una postazione che tu sei sotto controllo, praticamente... E infatti lo vedi, lui è messo così a posto, perché se la dici sbagliata... Stai attento a quello che dici. Comunque adesso volevo continuare anche su un altro aspetto. Allora, i repertori, abbiamo detto, sono delle cover,
qualche pezzo vostro, tra l'altro scritti da te, no? Quei pochi. E tu scrivi, quindi io parlando con te, ci siamo sentiti, mi hai fatto una bella chiacchierata e ti avevo detto che anch'io scrivo delle cose un po' in forma terapeutica, cioè un modo per farsi un'autoanalisi, no? E queste cose arricchiscono noi stessi e ci alleggeriscono, forse, perché qualche volta tiriamo fuori qualche rospo da dentro. A te avviene una cosa simile, perché tu tra l'altro hai scritto tantissimo, vero? Sì, io scrivo, hai detto bene te, scrivo emozioni, scrivo aforismi, scrivo qualche volta poesia, qualche volta canzoni. E come hai detto te, io dico sempre una frase un po' dura che tendo a vomitarle le cose, perché in quel modo lì, come esattamente come hai detto te, butti fuori lo stress, butti fuori la rabbia, butti fuori l'emozione. Ed è una cosa che mi libera tanto, perché se io non avessi la musica e la scrittura, probabilmente sarei già in analisi. diventerebbe un bel problema, una valvola di sfogo ci vuole, sicuro. Certo, diciamo che in un periodo come questo forse ci sarebbero stati più musicisti, probabilmente quello che sta accadendo in giro forse non accadrebbe, perché quello che dà la musica, l'arte, ingentilisce anche l'essere umano. E assolutamente, assolutamente. Quindi, quando tu porti una tua composizione musicale, questi due gendarmi che hai dietro ci fanno prima la radiografia, la controllano, fanno tutta una... Siamo severissimi ed estremamente esigenti, Ora per decenza evito di esporre i termini con i quali apostrofiamo certi suoi lavori che meritano grandissimo rispetto, però essendoci grande confidenza tra noi, se le cose non fatichiamo ad esporle, ecco. Molto bene. Talvolta, giustamente, ci rimane un pochettino male, però poi riusciamo sempre a modellare la cosa in maniera che venga fuori un prodotto, diciamo così, più che accettabile. Tanto vince Paolo. Sì, è bravissimo a incassare, è abituatissimo. Devo dire anche che me ne passano tanti. Forse sono più quelle che mi passano che quelle che non mi passano, perché poi io sono piccolino e come tutti gli Yorkshire si fanno sentire, capisci? Ogni tanto c'è bisogno che mi tengano un po' banda, perché sono anche un po', sono un po' esuberante, no? Come avrai visto. Sì. E se ogni tanto non mi danno delle regole diventa un casino, e hanno anche ragione. Certo, c'è qualcuno deve tenere in mano l'ordine della situazione. Paolo, penso che voi ormai avrete preso coscienza di questa cosa. L'amicizia in una band che dura da così tanti anni non è una cosa facile da trovare, perché spesso purtroppo le band durano lo spazio di una stagione. Noi ci rendiamo conto, guardando in giro, che band che hanno una durata così come la vostra, ventennale, non è così semplice da trovare. È dovuto a un cambio di mentalità, è dovuto a un mondo che va più veloce forse di quello che siamo in grado di far noi, oppure è il caso, o è quella famosa magia che crea quel piacere di stare insieme? Ma con Vince è stata fortuna, direi, nel senso che noi ci siamo trovati bene da subito. Per certi versi siamo un po' complementari, per altri è capitato addirittura che abbiamo fatto delle vacanze insieme, perché bello, abbiamo dei figli più o meno della stessa età e li abbiamo cresciuti in giro per la Corsica, l'Austria. Ecco. Volevamo abbandonarli in realtà. Ma cercavate un posto dove lasciarli. Sì, un autogrill, qualcosa del genere. Una cosa fondamentale, che secondo me in questa band non ci sono problemi a parlarsi. Le cose le diciamo in maniera molto schietta. E soprattutto la grande frequenza, io mi ritengo molto fortunato, perché con la grande frequenza di live che riusciamo a fare, perché noi comunque siamo una band che suona tanto, riusciamo a suonare tanto in giro, il live è comunque terapeutico. E più suoni dal vivo, meglio suoni.
e più si crea un'amalgama che poi è difficile scomporre. Il live, grazie anche a Vince, con delle qualità che tu hai elencato, è bravissimo anche nell'organizzare concerti, eventi, eccetera, eccetera. Quindi noi ci troviamo sul palco molto spesso e questo aiuta tantissimo. Secondo me è una cosa fondamentale, che è una cosa che io ho sempre pensato, che quando tu, noi ci siamo conosciuti, tu mi hai detto tanto tempo fa, tu sei il leader. E purtroppo io non sono molto d'accordo, perché dove c'è un leader vuol dire che c'è un capo, gli altri devono dire di sì. Ed è una situazione che a me non piace. Io credo che in una band dove ci si divide i ruoli e si accetta ognuno un qualche cosa da fare, e tu sei importante almeno quanto lo sono io. Cioè, se tu sei più bravo a fare una cosa, ti occupi di quello. Io sono più bravo a fare un'altra, mi occupo. Poi alla fine ci mettiamo insieme e diamo un insieme della cosa. Infatti Paolo ha detto bene, siete complementari, questo, esatto. Questo vi rende ancora più unici. E volevamo, salutiamo un attimo molti ascoltatori, Donatella da Catania, la Rosa Guarnieri e tanti altri che stanno scrivendo messaggi di farmi complimenti, bravi, e vi verremo a sentire. Bene, bella trasmissione, bene, grazie. Ringraziamo il pubblico che, come vedete, fa piacere avere chi assiduamente ci ascolta e magari poi interagisce con noi. Bene, come vi dicevo, sta per arrivare un'altra rubrica, questa volta condotta da un musicista che dovreste conoscere. L'abbiamo chiamata Sapori e Cori di Peo. Sapori e Cori, definita alla musica, da una definizione particolare. Ma se ci pensiamo un attimo, la musica ha anche un sapore, oltre che essere appunto coralmente cantata. Quindi direi di mandare la prossima rubrica, Sapore e Cori di Peo, di Stefano Cavallo. Grazie, regia. Ciao a tutti. Allora, ho marinato la settimana scorsa per una serie di motivi e stasera sono di nuovo qua con un altro pezzo. Io sono andato a così l'altro giorno a curiosare un po' nelle vecchie fotografie e nei ricordi, e sono andato a rivedere il periodo in cui per 7 anni, 8 anni, quanto è, ho avuto il piacere e l'onore di suonare con i Red Wine girando l'Europa e il mondo. E tra i pezzi che facevamo con i Red Wine ho trovato uno molto bello, che chiaramente io qui ho potuto rifare solo con i miei mezzi, quindi senza la strumentazione che di solito ero abituato ad avere con loro, quindi banjo, mandolino, eccetera. Un pezzo che si chiama Across the Great Divide. Io ve lo ripropongo con una chitarra, con un open tune e con un basso. E spero che vi piaccia e vi do l'appuntamento poi alla prossima settimana. Across the Great Divide. Ciao a tutti. I've been walking in my sleep, counting troubles instead of counting sheep. Where the years went, I can't say. I just turned around and gone away. I've been sifting through the layers of dusty books and faded papers that tell the story I used to know. It's gone away yesterday. Now I find myself on the mountainside, where the river changed direction across the great divide.
yesterday. Now I find myself on the mountainside, where the river changed direction across the great divide. It's gone away yesterday. Now I find myself on the mountainside, where the river changed direction across the great divide. Ciao, sono Luca Valerio e sono il frontman di Allora di Amadeus, social stream che fa parte, insieme a Il Salotto della Morghi e a Quelli che Eroi, della galassia 1, 2, 3, stream. Ciao, sono Morgana Bloom e sono frontman di Quelli del Salotto della Morghi, social stream che fa parte, insieme a Allora di Amadeus e a Quelli che Eroi, della galassia 1, 2, 3. Ciao, sono Roy Russo e sono il frontman di Quelli che Eroi, social stream che fa parte, insieme a Allora di Amadeus e al Salotto della Morghi, della galassia 1, 2, 3. Il 2022 sarà per noi un anno fondamentale. Per questo vi vogliamo a bordo. Siete importanti. Perché attenti e partecipi. Ma soprattutto sodali e fedeli. Vogliamo che partecipiate attivamente alla nostra idea di fare cultura e al nostro modo di scommettere nel futuro, diventando filantropi, mecenati, produttori delle nostre emissioni. Per fare questo abbiamo pensato al crowdfunding, semplice reperimento di risorse, tutte basate sul fatto che a voi sarà sempre dato riconoscimento nei titoli, crediti e citazioni. E in tutte le occasioni in cui pubblicheremo qualcosa, voi sarete con noi, perché diventerete a tutti gli effetti parte di un progetto ora piccolo, ma con grandi prospettive. E grazie. Bene, ci facciamo intanto questo piccolo spot, perché ovviamente, come vedete, noi non abbiamo nessun produttore, facciamo questa cosa in cui crediamo molto, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, e quindi ci rivolgiamo al nostro pubblico che, qualora ci volesse aiutare, sa come fare. Bene, continuiamo. Caro Vince, io da musicista, quando mi devo autodefinire ho difficoltà, perché presento, scrivo canzoni, sono un cantautore, ho avuto band, non so come definirlo, ho avuto anche locali, Utri Beach, che forse voi conoscete, che ho aperto io qui a Genova. La cosa che mi rimane impressa quando ho fatto spettacoli sono pochi episodi, più dei particolari importanti. O vuoi per un aneddoto particolare, o vuoi perché quella serata ero particolarmente ispirato, oppure perché ho fatto una figura barbina, ma un concerto che non mi sono scordato mai più. Capita anche a voi? Ci avete qualcosa da raccontarci in questo genere? Beh, posso? Prego. Vedi la prepotenza. Vedi la prepotenza della sezione ritmica. No, beh, direi che ne abbiamo fatti molti di soddisfacenti. Ora, negli ultimi tempi ci siamo veramente scatenati, visto che facciamo rock and roll ed è nella nostra indole, nella nostra anima, ci siamo veramente scatenati al Qualud. Nemmeno un mese fa abbiamo fatto un live tipo dalle 2 del mattino fino alle 5, ininterrottamente, senza soste, con la gente, stracolmo di gente, che ho visto ogni cosa. E alle 5? Lui, Paolo, mi guarda e mi dice: in questa canzone sei stato un po' calante.
Addirittura, che coraggio! No, la sensazione più bella è stata uscendo, andando a prendere la macchina quando tutto era finito, che albeggiava dentro di me, ma lo hanno provato anche loro, ne sono certo, e la sensazione di dire a 53 anni com'è bello divertirsi così. Questa è stata proprio la cosa che per me fa la differenza. Mi sarebbe piaciuto, ma io ho 53 anni, non ce li ho più. Bene, emozioni, beh, ti devo dire la verità, locali, emozioni, ricordi, ne abbiamo tanti, perché certo, in 20 anni che suoni in giro ci sono mille aneddoti che a volte pensi, ma l'abbiamo fatto davvero? Perché sono curioso, dai, uno un po' curioso. Come nei libri, come quando raccontano, io lo dico sempre a loro, ci sono dei momenti che loro mi sgridano e dico, bene, ma mi sembra di essere quando i Pink Floyd raccontavano che nel 70 erano, e loro che ovviamente mi prendono in giro, perché mi capivano. Senti, quasi uguali. Beh, non bisogna mai direi che questa situazione del palco con il pubblico sottostante è una cosa inspiegabile. Sapesse il pubblico si rendesse conto quanto è importante, no? Quanta energia riescono a dare a quei ragazzi sopra, forse avremo più pubblico. Bisognerebbe già rieducarlo un po' il pubblico. Va bene. Sì, bisogna che la gente viene a sentire suonare la musica dal vivo. Esatto, perché è vitale, è una linfa che è insostituibile. Come suonare veramente, non far finta di suonare, insomma, suonare, prendere uno strumento, studiare. Noi con le basi non suoniamo, ci offendiamo. Bravi, se ci propongono di suonare con le basi, ci offendiamo. Bene, molto bene. Allora, continuiamo ancora con l'ennesima rubrica che chiude l'ultima rubrica della trasmissione, che parla del cantautorato. Voi sapete benissimo che noi a Genova abbiamo questa responsabilità, siamo la scuola del cantautore genovesi, ha fatto scuola, infatti, scusate il bisticcio di parole, nel mondo. E quando si parla di cantautorato ci sentiamo un po' responsabili nella scelta delle canzoni da proporre, dei pezzi o dell'autore di cui parlare. Riteniamo che a Genova sicuramente c'è stato un gruppo di cantautori che hanno dato il là a tanti altri, ma cantautori bravi ce n'è in tutto il mondo e chissà quanti che purtroppo non hanno avuto l'opportunità, la possibilità di farsi conoscere, e ognuno di noi sicuramente ne conosce a vizette. Bene, noi abbiamo il nostro bravissimo polistrumentista Roberto Caminito, che ogni settimana ci presenta un pezzo di un cantautore. L'ultima volta aveva fatto un pezzo di Dalla e ha raccontato di un aneddoto in cui Dalla e De Gregori si sono a vicenda detti qual è il pezzo che tu avresti voluto scrivere e che ho scritto io, e viceversa. Quello di Dalla l'abbiamo sentito, stasera sentiremo quello di De Gregori. Quindi, se Caminito è in linea, lo salutiamo. Roberto? Santa Lucia, per tutti quelli che hanno gli occhi, è un cuore che non basta agli occhi, la tranquillità di chi va per mare, per ogni lacrima sul tuo vestito, per chi non ha capito, Santa Lucia. Bene, Santa Lucia di De Gregori è un bel pezzo, difficile, magari poco conosciuto, spesso non necessariamente dei capolavori ottengono il successo che forse meriterebbero.
però chi canta, chi suona, chi scrive delle cose nei versi, nella musica, in quel modo di porre una canzone, si capisce che è un'opera d'arte, come tale la apprezza molto di più, a prescindere dal successo che posso ottenere. E dico questo che però ne avrei voluto parlare con Roberto Camminito, che mi dispiace che questa sera non ci sia collegato. Nel frattempo continuano ad arrivare un sacco di... Allora, grande Robby, Anna Maria, grazie Anna Maria. Qualcuno dice un gruppo pieno carico di energia, non potete perderlo, infatti l'abbiamo qua, l'abbiamo qui, parla di voi, Vince. Un gruppo pieno di energia, scusate il ritardo, ma ci sono. Questi sono i vostri fan sicuramente. Ringraziamo anche il nostro Aldo Descalzi, qui abbiamo avuto il piacere di una grande autorità. Grazie Aldo per averci seguito. Bene, ho voluto un attimo ricordare la Donatella di nuovo da Catania, applausi a scena aperta. Piera Cassana, mitico Roberto Camminito, riferita all'ultima esibizione, e quanti altri ancora, adesso non sto a leggerli, poi li leggeremo alla fine. E con questo la trasmissione si concluderebbe, ma l'intervista no, perché l'intervista dobbiamo ancora completarla. Abbiamo da dare un po' di appuntamenti, Vince, sì. E anche Paolo, ragazzi, ricordiamo intanto il più prossimo, che è quello di domani sera. Allora, anche la Jenny Costa, scusate, una nostra affezionata. Ciao Jenny, grazie. Ora vogliono essere tutti nominati. Bella serata come sempre, grazie Jenny. Vai avanti. Ciao Jenny, un bacio. Dicevo che domani sera saremo a Savona, sempre che il tempo ci dia la possibilità di fare la serata, che è fuori tutti. Siamo in Darsena e effettivamente è una location molto bella. Fuori tutto un locale che si inaugura proprio domani e ci dà la possibilità all'aperto davanti a una bellissima location dove sono mare e barche tutti davanti a noi, ci ritroveremo lì a suonare sempre che, ripeto, sia bel tempo. Il 21 maggio saremo sempre a Savona alla Baracchetta, poi l'11 giugno e il 23 luglio siamo a Vadoligure, al Centro Nautico Vadese, e rientriamo all'Osteria del Gazzo il 9 di settembre. E queste sono le date prossime che ci ritroviamo a fare, e poi da ottobre novembre abbiamo un'altra sequenza di dati che poi via via vi sveleremo, perché sennò diciamo che per ora queste 5-6 date bene, direi che è abbastanza. Ancora un saluto che mi sembra doveroso visto dalla distanza, Rosa Guarneri dal Canada, bravi, un grande gruppo, bene. Ci fa piacere ricevere questi messaggi. Allora Vince, quindi chi vuole venirvi a sentire già sabato, cioè domani sera. Domani sera, venerdì siamo in Darsena a Savona. Trovare la Darsena a Savona non è difficile, no? Come tu arrivi nel centro di Savona dove c'è la torretta, c'è il porticciolo, quello storico, e non ti puoi sbagliare, via. Non ti puoi sbagliare, poi basta perché chiedere. Savona, poi. È Savona, eh? Eh beh, certo. Poi se vedete migliaia di persone tutto lì, i che sono tanti, io so che ci vogliono bene. Molto bene. Perché poi domani mi beccano, sì. Va bene, facciamo così, Vince, e come